Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Bari e sarò qui per i prossimi 3 giorni. Torno a casa domenica e non mi dilungherò troppo in chiacchiere. Sono particolarmente stanca, ma questo non mi demotiverà. Adesso andiamo subito a prendere possesso della stanza e poi andiamo a farci un bel giro insieme. Questa volta ho una Lancia piccolina. Ma non mi dispiace, avrei preferito quella macchina lì. La trovo veramente bella. Anche se è una Fiat, e a me le Fiat non piacciono particolarmente, però ecco, diciamo che la Lancia è più o meno alla pari della Fiat 500, solo che quella è un po' più scenografica. Sono nella stanza di quella che potrebbe benissimo essere casa mia. Guardate, sono anche in pandan, cioè è favoloso. Inspo, bellissima questa per me. Mamma mia, sto meglio, però mi sto portando dietro questi strascichi perché giustamente queste cose di ammalarti capitano proprio a ridosso di una partenza. Adesso non sento da questo orecchio qua. Benissimo, cioè, proprio. Mi sento spaesatissima. Volevo fare un commento su Ryanair perché ho volato con Ryanair. Ma quanto sono diventate piccole le cose, cioè non ci sto io sulle poltrone, anche nel bagno. E io che sono un umano comunque in formato abbastanza ridotto, cioè mi sono sentita ingombrante dentro il bagno. Riuscivo a malapena a stare in piedi e mi dico: ma come ti viene? Come ti viene? Ma ti rendi conto che le persone, comunque, io sono forse formato anche leggermente più ridotto della media? Ti rendi conto che un umano nella media non ci sta dentro col bagno? Vuoi evitare di risparmiare così? Terribile. Comunque, tornando a questo posticino qua. Questo è il balconcino, molto cute, molto molto cute. Questa è la stanza, colori bellissimi, il letto in legno mi piace, bella pulita, spaziosa, un armadio dove adesso ci metto subito i miei vestiti così sto comoda, TV, piccola scrivania e il bagno, importantissimo per me. Facciamo un giro. Linee pulite, ordinato, colori anche qui belli, pulito, cosa fondamentale, e questo è quanto. C'è anche una zona comune perché ovviamente questo è un bed and breakfast, quindi ci sono tutte le stanze, però c'è una stanza a colazione che vi devo far vedere, troppo bella, troppo troppo bella, mi piace un sacco. Colori, poi c'è la signora che lo gestisce, che è veramente un amore. Che meraviglia di posto. Domani ve lo farò vedere pronto per la colazione, ma è veramente un amore questo posto. Potrei aver sacrificato il pranzo perché ormai era troppo tardi e avevo bisogno di una doccia, ma in compenso mi sono cambiata e voglio farvi vedere l'outfit prima di uscire. Questo reggiseno non è proprio perfetto, ma lo coprirò. E poi chi se ne importa, l'importante è comunque un minimo essere un po' più put together, un po' più elegante, ma per il resto è perfetto questo outfit. Allora, stile Brigitte Bardot e pantaloni a palazzo. Tutti colori molto chiari e labbra, lampone. I'm ready!
metterò comunque il giacchino perché così non prendo freddo e andiamo. Mi stavo quasi disperando perché non stavo trovando parcheggio in un punto più lontano e poi ho deciso di venire verso il centro ed ecco che c'è abbastanza parcheggio, meraviglioso. Mi sto facendo un giro sopra la muraglia di Bari finché c'è ancora luce, così posso anche ammirare il mare. Confesso che sono alla ricerca di una gelateria. Devo mangiare qualcosa, ho mangiato solo dei cracker e adesso ho parecchia fame. Sto camminando per i vicoletti di Bari e vorrei riuscire a farvi sentire i profumi dello street food. È una cosa squisita, solo il profumo. Non so cosa stanno mangiando, ma so già che è una cosa che io non posso mangiare. Sembra una cosa fritta, assellata. Sarà quello? Vado a studiare su internet se lo posso mangiare. Dalle recensioni su internet, questa sembrerebbe la miglior gelateria di Bari. Eccolo il mio giga gelato, che sarà pranzo aperitivo ormai. Sono troppo felice di aver deciso di arrivare fino a qui perché sembra veramente un'esperienza questo gelato. Adesso l'assaggio e vi dico anche se è buono. Ho preso nocciola, pistacchio e crema antica. Pistacchio e nocciola sono due gusti che prendo quasi sempre. Mentre crema non è un gusto che prendo solitamente. Questa crema poi è tipo crema alla vaniglia con scorza di limone. E solitamente a me la crema o il limone non piacciono, ma questa combo è veramente squisita. La sto amando. Dentro questa via meravigliosa della quale non avevo minimamente idea. Peccato che non mangio il glutine perché sennò comprerei tutto. Quanti colori. Cosa abbiamo qui? Un'altra cattedrale. Questa dovrebbe essere la cattedrale San Nicola. Tra l'altro ho scoperto che ci sono un sacco di persone dell'est a bazzicare in giro. E questa è una chiesa ortodossa, quindi mi sa che Bari è una destinazione di pellegrinaggio di gente dell'est e di ortodossi in generale. Che cosa curiosa, non ne sapevo niente. E ultima tappa, la piazza mercantile. Ma quanto è bella! Che spettacolo! Mi sa che ho trovato il posto dove mangiare. Il flan di bufala mi ha fatto l'occhiolino. Che carino questo posto!
Wow. È un po' che non ci si vede, ma nel video precedente vi ho fatto vedere troppo la mia faccia, allora in questo mi sono detta che... Sei bellissima. Grazie. Le auguro. Nel video precedente mi sono fatta vedere troppo e allora in questo mi sono detta che avrei fatto vedere di più i posti. La cena è uno spettacolo. Non ho ancora assaggiato, ma io mangio prima di tutto con gli occhi e dovete vedere. Allora, mi sono coccolata anche con un bicchiere di vino che è squisito, quello della casa, ma è buonissimo. Poi abbiamo un flan di bufala con funghi, delle super patate al forno, guardate come sono belle, e delle verdure grigliate. Come si suol dire, sono senza parole. È tutto bellissimo. Facciamo un assaggio. Vorrei assaggiare il flan per prima. Wow, è buonissimo. Sentiamo le patate. Queste se la battono con le patate migliori che ho mangiato nella mia vita, quindi lottano per il primo posto. Le zucchine che sanno di qualcosa sono una rarità. Vado a mangiare, ci vediamo dopo, sarò in food coma, ma a dopo. Sono arrivata alla macchina, ma è veramente spinta, non vorrei andarmene. Guarda che luna. Domani torno, adesso ho bisogno di riposarmi, ma domani torno. Eccomi sana e salva in hotel, casa, mi piace chiamarla di più casa. Sono andata via presto dalla città perché per due ragioni: avevo messo il parcheggio fino alle 8:30 e il punto in cui l'avevo parcheggiata la macchina era frequentato un po' da persone a primo impatto poco raccomandabili. Uno tende a valutare un po' dall'aspetto, da quello che sente, da quello che vede, e sono rimasta un po' terrorizzata. L'idea di tornare troppo tardi in quel punto lì mi spaventava parecchio e non sapevo ci fosse tanta luce, non sapevo ci fosse tanta gente. Quindi sono tornata di corsa, super spaventata, super impaurita, ma poi era tutto tranquillo in realtà. Come dicevo, all'apparenza erano persone poco raccomandabili, mentre poi comunque nessuno ha fatto neanche un mezzo schiamazzo, e questo mi fa riflettere perché a me non piace vivere in questo stato qua di paura, e mi sento anche in colpa a pensare male di alcune persone che magari preferiscono vestirsi e vivere in modi un po' diversi dal mio e che magari per me possono sembrare riconducibili a persone delinquenti. E mi sento in colpa davvero, però poi se ne sentono tante di quelle in giro, e con questo sembra che mi sto giustificando, però
Da un lato so che le mie paure sono infondate, dall'altro ogni giorno sento di quelle cose che le rende fondate. Quindi, boh, detto ciò, sono tornata via e meglio così, anche perché sono particolarmente stanca. Adesso mi sto preparando la mia tisanina. Mi metterò a montare il video precedente. E andrò a dormire presto, ce la posso fare, per svegliarmi presto presto domattina e fare sport e andare di nuovo in centro a scattare e filmare prima di iniziare a lavorare nel pomeriggio. Questo outfit lo sto amando, è un outfit stupendo. Domani tornerò vestita così per filmare un reel e poi mi cambierò perché ho anche un altro cambio che vorrei portare in giro. La signora che gestisce il posto, non so neanche se è la proprietaria, non gliel'ho chiesto, è stata troppo carina, è andata a prendermi il pane gluten free per la colazione perché giustamente Veronica non si è organizzata, non si premura più, va così sbadatamente, non ha avvisato che è intollerante al glutine e quindi la signora è andata a prenderlo oggi il pane, così ce l'ho per la colazione. Ho le mie cialdine per farmi il caffè, anche perché la cucina è in comune, e poi ho varie marmellatine alle ciliegie, alle fragole, all'albicocca. Adesso tisanina, maschera e poi nanna. Buongiorno, inizia un nuovo giorno, io sono pronta per uscire. Stanotte ho dormito benissimo e lo sapevo che sarebbe andata così. Ci ho pensato e mi sono resa conto che è successo perché mi sentivo al sicuro, mentre nell'hotel di Verona non mi sentivo per niente al sicuro, per quello ho avuto il sonno disturbato. Comunque stamattina ho fatto tutto quanto con calma, mi sono svegliata alle 7, ho fatto meditazione, letto, mi sono allenata, ho fatto colazione, adesso sono pronta, vestita con lo stesso outfit di ieri perché sto andando in centro a filmare degli altri reel e a scattare delle altre foto prima di cominciare a lavorare oggi pomeriggio e fuori c'è un tempo bellissimo, c'è un sole splendido. Ho preso il caffè qui sul terrazzino ed è stato bellissimo, ho preso quei 5 minuti di sole e mi hanno resa la persona più felice del mondo. Let's go! Buonasera! Oggi ho lavorato, quindi non mi sono fatta vedere moltissimo. Ho anche cambiato outfit, ovviamente. Ho indossato un paio di jeans e una camicia. A Bari è ufficialmente estate. Highlights di oggi: il clima, il sole e la cena. La cena era da food coma, letteralmente. Sono andata a mangiare da Vincotto, una roba spaziale. C'erano tante di quelle cose tipiche, buonissime, che sono uscita veramente felice. Sono andata insieme alla mia collega e abbiamo ordinato un po' tanto perché il cicerone del posto ci ha spacciato un po' di cose come antipasto, ma per gli standard a cui siamo abituati noi erano tanta roba, un sacco di roba. Infatti ho preso patate, verdure e delle polpettine di gorgonzola con crema di latte, pistacchio. In più, da condividere abbiamo preso un mix di formaggi freschi, tra cui una burrata e un altro tipo di, oddio, non mi ricordo neanche che cos'era quella roba lì, che era tipo la sacca con le palline di mozzarella dentro. Buonissimo, buonissimo. Ce l'ha tagliata anche davanti, ha fatto uno spettacolo. Lui è lo spettacolo del posto, insieme
alle pietanze, una roba veramente bellissima. Un posto famoso per gli affettati, ma tutta la roba era tipo gastronomia di alto livello. Buonissimo, tutto quanto. Sono felice e vado a dormire perché domani si lavora tutto il giorno e dovrò dare del mio meglio. Quindi, buonanotte, ci rivediamo secondo me domani sera. Le mie 2 giornate di lavoro a Bari sono finite. La giornata di evento è durata molto meno del previsto e adesso che c'è ancora un po' di luce fuori, con una frangia super pompata, vado insieme alla mia collega a farmi un giro in centro e volevo farvi vedere l'outfit perché se c'è una cosa che ho fatto bene per questo viaggio è proprio la valigia. Le cose che ho messo dentro si prestano per essere abbinate in modi talmente diversi tra di loro che sembra sempre di indossare un outfit nuovo completamente. Guardate qua cosa indosso stasera. Stesso maglione, stessi pantaloni, ma abbinati insieme. Lo trovo molto elegante come outfit. Poi penso che le Samba sono uno dei miei acquisti migliori degli ultimi mesi, perché si abbinano veramente a tutto, vanno bene con tutto. L'altro giorno ho visto la gente mangiare queste cose qua e le volevo e non sapevo come si chiamassero. Ieri sera ho chiesto al tipo del bar e mi ha detto che sono le scagliozze e sono venuta da quella doc, le scagliozze by mail. Evento importantissimo, posso mangiare una cosa fatta per strada, street food, cioè non mi sembra vero. A vederle mangiare mi sembrava una roba più squisita. Ha bisogno di un po' di salame. Sapevo che ci saresti rimasta un po' così. L'aspettativa era grande. Non ho voluto deluderti fino al momento in cui l'abbiamo provata. Con un po' di Nutella sarà perfetta. L'amore di Dio. Momento YouTube. Buongiorno, stamattina mi trovo su uno scoglio qui a Bari e sto scattando foto, filmando reel con questa bella vista. Stupendo, stupendo qui. Tra l'altro mi stavo per dimenticare di scattare la foto copertina. Basta, ieri sera ho fatto un aperitivo da Ciclatera, vista mare, bellissimo posto, cocktail super carichi, infatti il mio stomaco è un po' provato, però è un bel posto in cui prendere un aperitivo. Ci hanno messo un po', ma hanno continuato a scusarsi e dire che era una serata particolare, per cui non lo so se capita di solito o se era così un momento un po' più difficile. Gli do il beneficio del dubbio perché erano veramente carini e io ho mangiato benissimo e il cocktail erano buoni, carichi, quindi ci sta. Ogni tanto sa che magari non dai del tuo meglio. Detto ciò, adesso mi devo dirigere verso l'aeroporto e andare a lasciare la macchina e cose noiose, insomma, per cui non credo che ci rivedremo in questo video. Oggi c'è una corsa qui a Bari, per cui tutta la strada sulla passeggiata è chiusa e
questo permette di godere di un mare senza il rumore delle macchine ed è spettacolare, bellissimo. C'è un sacco di gente che corre, quindi questa cosa mi rende veramente felice. Basta, credo che tornerò. No, non credo, sono sicura che tornerò perché è davvero bellissimo qui. Sono stata molto molto bene. Mi sto innamorando sempre di più del sud. E devo scoprire un po' di più. Mi devo prendere una macchina a noleggio e girare tutta la Puglia. Basta, penso che ho trovato la mia cucina preferita ed è quella di qui, perché incontra tanto tutte le mie esigenze e preferenze alimentari, per cui basta, chiudo questo video, ci vediamo nel prossimo con un po' di novità. Sputo finalmente il rospo su cosa sto combinando, ma fino ad allora, come sempre, mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!